Qui con Diego De Sosa, uomo partita di Fossano Saluzzo, in una partita veramente difficile, quanto è importante questo oggi portarla a casa, Diego, un 1-0 vitale. Per noi era fondamentale, soprattutto per l'andata che avevamo fatto. Sapevamo di essere una squadra forte. Purtroppo i punti ci hanno un po' abbattuti e sapevamo che avevamo bisogno di una svolta. E abbiamo lavorato sodo sia nella fase natalizia per arrivare al top. Oggi non abbiamo fatto una partita delle nostre con tanta qualità, con un bel gioco, però siamo stati concreti, siamo riusciti a trovare il gol, l'abbiamo preparata così, l'abbiamo mantenuta per 90 minuti così e l'abbiamo portata a casa questa volta. Come ha vissuto lo spogliatoio il cambio di allenatore, il cambio poi anche di gestione, penso degli allenamenti e tutto quanto? Allora, il cambio come tutte le volte ti dà una ventata di atmosfere diverse e quindi è stato positivo, c'è stato subito un entusiasmo perché magari sai, in una rosa di 22 giocatori ci sono quelli che magari giochicchiano un po' meno, quindi le prime 2 settimane c'è quell'entusiasmo buono che poi c'è. Secondo me ci ha ridato poi quella voglia di giocarsi il posto, quella voglia di dimostrare di nuovo e abbiamo capito anche noi che la maggior parte della colpa siamo noi che andiamo in campo, quindi diciamo che era, non dico che era fondamentale, ma ci voleva e purtroppo sappiamo noi che nel calcio è difficile cambiare 20 giocatori e quindi è stato penalizzato il mister. La punizione è una cosa che ce l'ho, eh. Il tocco. Purtroppo negli ultimi anni tramite il Covid, in allenamento non mi sono mai messo lì ad allenarla. Però ultimamente ci stiamo provando, ci abbiamo due o tre giocatori in squadra, non solo io che su quelle palle ferme è importante e quindi oggi abbiamo avuto un attimino di sfortuna, ma va bene così, l'importante è che siamo riusciti a portarla a casa, era fondamentale e va bene, entrerà la prossima. Quella del gol invece è preparata col tocco Quella valido. invece era una nuova punizione che l'abbiamo preparata in settimana, è una delle tante che ha Mister Merlo, che lo conosco, siamo 2 anni che siamo stati insieme, quindi la conoscevo. Non l'avevo mai fatto dalla parte di destra, quindi poi il calcio a volte è anche un po' fortuna, il sole, la palla che è un po' lunga, ma è andata bene, è venuta quello che ci siamo preparati. Siamo riusciti a concretizzarlo. Ho visto anche l'abbraccio con Merlo alla fine, un abbraccio ricco, intenso, il rapporto con lui com'è? Sì, col mister io sono forse uno dei pochi allenatori che in questi 20 anni che sono in Italia mi ci sento e ci parliamo, nonostante non fosse ancora l'allenatore del Fossano, noi ne parlavamo di calcio, delle situazioni, quindi c'è un bel rapporto e gli auguro che noi, soprattutto il giocatore, riusciamo a dargli tanta soddisfazione perché è una persona che merita questo ambiente qua perché è un bravo allenatore preparato e dopo è rimasto 5-6 mesi a tanta fame e voglia e speriamo bene.